Benvenuti alla quinta tappa del nostro viaggio dell'eroe, sempre in compagnia del mio libro, Il viaggio dell'eroe per la tua crescita personale. Ieri abbiamo visto l'incontro con il mentore. L'incontro con il mentore segna a tutti gli effetti il passaggio dell'addestramento tra il momento, così avviene nella struttura archetipica del viaggio dell'eroe, nella struttura narrativa del percorso di trasformazione del nostro personaggio, cioè di noi stessi verso la nostra realizzazione, il momento in cui iniziamo ad acquisire le competenze per anche affrontare il viaggio del nostro cambiamento, iniziamo ad acquisire gli strumenti. Questi strumenti ci vengono dati da figure di riferimento a cui vogliamo affidarci, in cui vogliamo confidare, di cui vogliamo fidarci, come abbiamo detto ieri. Ancora prima abbiamo visto la prima tappa, il mondo ordinario, seconda tappa, la chiamata all'avventura, terza tappa, il rifiuto della chiamata, poi dopo la scelta di accettare la chiamata abbiamo visto appunto l'incontro con il mentore. Oggi iniziamo a affrontare l'ignoto con l'attraversamento della soglia. Vi leggo innanzitutto quanto scrivo in merito all'introduzione a questa tappa. Quinta tappa, attraversamento della soglia. L'attraversamento della soglia rappresenta il passaggio concreto dal mondo ordinario al mondo straordinario e segna il definitivo inizio di un'esperienza completamente nuova e avventurosa. L'attraversamento della soglia comporta il superamento di una barriera o di una frontiera che separa il noto dall'ignoto. Può essere simboleggiato da un viaggio fisico verso un luogo sconosciuto o da una trasformazione interiore che spinge l'eroe fuori dalla sua zona di comfort. Durante questa tappa, l'eroe può affrontare sfide e pericoli, incontrare nuovi personaggi, scoprire abilità nascoste e sperimentare i primi cambiamenti personali. È un momento di grande incertezza, ma anche di possibilità illimitate. L'attraversamento della soglia rappresenta il punto di non ritorno nel viaggio dell'eroe. Una volta presa la decisione di attraversare la soglia, non si può più tornare indietro. È un atto di coraggio e fiducia nel processo di trasformazione che attende l'eroe. Ecco che allora si inizia l'avventura. Abbiamo scelto di uscire dal nostro mondo ordinario, abbiamo deciso di seguire la nostra chiamata, abbiamo i primi addestramenti che è importante mantenere sempre, mi raccomando, crescere sempre nell'addestramento, negli strumenti. Possiamo dire anzi che l'incontro con il mentore sia l'incontro con tutti gli strumenti di crescita personale. Ecco perché apparentemente così ordinaria quella tappa che abbiamo visto ieri, invece è così importante, perché più siamo forti sulla base della nostra conoscenza, sulla base della nostra esperienza che si farà nel percorso del nostro viaggio, più siamo solidi nei nostri fondamenti e competenti anche in merito ai nostri strumenti, meglio affronteremo il nostro percorso che sarà irto di ostacoli, ricco di incertezze, ma anche pieno di magia, pieno di mistero, pieno di scoperta, pieno di avventure, pieno di magia meravigliosa e di risultati e di momenti veramente straordinari. La scelta che hai fatto superando la soglia definitiva del mondo ordinario, che come avete sentito è il superamento definitivo, ve l'ho detto fin dall'inizio, il cambiamento significa cambiare, significa non tornare più indietro, significa non esplorare un attimo per ritornare, significa, come amo ripetere, stigmatizzando, rifiutare il concetto turistico dell'esperienza di trasformazione, dell'esperienza di cambiamento. Non stiamo affrontando un percorso temporaneo, stiamo affrontando un percorso decisivo, definitivo. Stiamo costruendo la nostra
verità di noi stessi, stiamo costruendo la nostra vera realtà, scoprendo noi stessi attraverso un percorso di trasformazione completa, finale, e quindi che va pensato questo attraversamento della soglia, questo nostro cammino va pensato nei termini del lungo periodo. Non abbiamo fretta, non abbiate fretta di raggiungere i risultati, siete solo all'inizio del percorso. Quindi gli aspetti più rilevanti che vi voglio suggerire qui e che prendo ovviamente dal mio libro sono affrontare l'incertezza e accettare l'incertezza. Non abbiate paura. Le prime fasi di cambiamento sono fasi in cui l'incertezza, grazie all'energia spirituale che ci permette di avere le competenze necessarie per affrontare le sfide che ci si presentano man mano, saranno sicuramente momenti, sfide, saranno sicuramente fasi che possiamo con serenità gestire. Non fatevi spaventare subito. Mai fatevi spaventare, ma ci saranno momenti molto più difficili se affrontate appunto il percorso del viaggio dell'eroe fino in fondo, dalle prime difficoltà o dalle prime incognite, dai primi momenti, diciamo, di indecisione e di incertezza, appunto. Accettate l'incertezza come parte del rischio e insieme, appunto, il coraggio. Coraggio, accettazione dell'incertezza e anche accettazione del rischio sono tre elementi centrali per il nostro percorso di trasformazione, se no ce ne stavamo nel mondo ordinario. Però sviluppare anche altre qualità in questa fase. Dobbiamo diventare, grazie all'addestramento, bravi nel saper gestire il nostro percorso, anche saper, come ho detto, accettare il rischio, calcolare il rischio per quanto è possibile, ma anche essere prudenti come serpenti e semplici come colombe, come ci dice il grande Gesù con un insegnamento mai troppo compreso, secondo me, ma soprattutto da non sottovalutare mai. La prudenza non significa vigliaccheria, non significa viltà, non significa appunto restarsene al calduccio nelle proprie zone di comfort, significa avere l'accortezza di non fare il passo più lungo della gamba, di non avere la pretesa di ottenere risultati immediati. Insomma, significa muoversi con l'accortezza necessaria per, come una nave tra gli scogli. Questo non deve ovviamente bloccarci, neanche nel nostro percorso, e bisogna diventare bravi nel saper bilanciare rischi e invece prudenza, benefici e invece ancora i rischi del non sapere dove si arriverà in questa fase. La cosa però più importante, voglio ribadirla, è questa. Una volta che si è attraversata la soglia, non si torna mai più indietro. E vorrei dire, in aggiunta, finalmente. E come nostra abitudine vi elenco, vi propongo 10 domande di autoanalisi per sfruttare al meglio quello che vi può portare questa tappa e ovviamente superarla, gestirla al meglio e o superarla. Quali paure o incertezze ho dovuto affrontare durante il mio attraversamento della soglia? Cosa mi ha dato la forza e il coraggio di superare gli ostacoli che ho incontrato incontro lungo il mio percorso? Quali sono state, quali sono le principali sfide o i principali cambiamenti che ho sperimentato, che sperimento durante l'attraversamento della soglia? In che modo l'attraversamento della soglia ha influenzato, influenza la percezione di me stesso, me stessa e del mondo circostante? Quali risorse o abilità ho scoperto in me stesso, me stessa durante questo percorso? Come posso utilizzare queste nuove risorse o abilità per affrontare futuri ostacoli o sfide? Quali sono state le principali lezioni o realizzazioni che ho tratto dall'attraversamento della soglia? Come posso onorare e celebrare il mio coraggio
e la mia determinazione nel superare la soglia. Quali nuovi orizzonti o opportunità si sono aperti per me dopo aver attraversato la soglia? E infine, come posso mantenere viva la mia motivazione e la mia determinazione mentre continuo il mio viaggio oltre la soglia? Due parole in conclusione. La prima è solo l'inizio, quindi rimboccatevi le maniche e pronti ad affrontare ancora di più e ancora meglio l'ignoto, ma vorrei prendere spunto dalla domanda numero 8 per sottolineare il fatto che è il momento già di celebrare questo vostro inizio. Non sottovalutate il coraggio che avete avuto nel scegliere la vostra chiamata, di seguire la vostra chiamata e nel coraggio soprattutto che avete avuto finalmente di attraversare la soglia e non tornare mai più indietro.